La Commissione europea sta lanciando una banca dell'idrogeno per sostenere la diffusione della fonte di energia, quando prodotta grazie a fonti rinnovabili, nel mix energetico dei Paesi membri. L'idea è di mettere a disposizione 800 milioni di euro di fondi europei per aiutare le industrie e allo stesso tempo incentivare gli investimenti privati. L'idrogeno verde potrebbe svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione dei settori industriali, in modo che l'Unione europea possa raggiungere gli obiettivi al 2050 immaginati nell'ambito del Green Deal. I think we would like clearly to demonstrate that we are the global leader if it comes to use of these new technologies, that we can indeed replace the fossil fuels with green hydrogen, that we can produce the steel with very low or no carbon footprint, and actually that we can also have the cars, buses, trains, even planes and ships which will be powered by the green hydrogen, which is not polluting. Nel 2022 l'idrogeno ha rappresentato meno del 2% del consumo energetico europeo ed è stato utilizzato principalmente per produrre prodotti chimici come plastiche e fertilizzanti. La priorità di Bruxelles è sviluppare l'idrogeno rinnovabile con l'obiettivo di produrne 10 milioni di tonnellate e importarne altrettante entro il 2030. Durante la settimana dell'idrogeno a Bruxelles si è cercato di far dialogare a tale scopo la Commissione europea, i responsabili politici, i ricercatori e l'industria. I remember very well. Well, the energy crisis that Europe has faced so far, especially due to Russia's invasion into Ukraine, has shown how dependent we are. Hydrogen can be produced in Europe, mainly in countries that have a lot of wind and a lot of solar. So Spain or Ireland or Denmark are perfect countries for the production of hydrogen. But to be honest, we also need to import hydrogen. And that's why we are super happy to welcome here South Africa, Brazil, Saudi Arabia. C'è ancora molto lavoro da fare in termini di infrastrutture e investimenti, ma alcuni progetti sono già avanzati. La Germania ha chiesto al Regno Unito di prendere in considerazione la costruzione di un idrogenodotto lungo centinaia di chilometri sotto al Mare del Nord e tra Spagna e Francia si sta preparando una pipeline sottomarina per trasportare idrogeno verde.